Dopo un tour in tutta Italia, il taxi di Caterina Bellan, ormai nota come Zia Caterina, fa tappa anche a Giugliano per incontrare bimbi oncologici ed ospiti di due case famiglia del nostro territorio. La storia di Zia Caterina è una storia d'amore. Ha ereditato il taxi dal suo compagno Stefano, morto di cancro ai polmoni, e lo ha trasformato in un luogo magico. Un coloratissimo taxi che effettua corse gratuite per l'ospedale ai familiari e ai bambini malati di tumore, quelli che lei chiama i suoi piccoli supereroi. I supereroi sono tutti coloro che nel momento della difficoltà tirano fuori il meglio di sé. Quindi in questo caso questi bambini che ci hanno accolto spiegandoci come vivono anche loro la loro vita in una casa famiglia. Il suo taxi non si è fermato neanche in tempo di Covid. Oggi siamo stati al Santobano e ci è stato possibile vedere anche i bambini. Ovviamente io ho il tampone, farò prossimamente il vaccino e questo ci concederà di avere sempre più facilità nelle relazioni. Questo Covid ci ha insegnato che le relazioni sono la salvezza umana. Ricorderò che Napoli è grande perché apre il suo cuore e lo ha aperto anche a me. Ad invitare Zia Caterina a Napoli e a Giugliano, la senatrice Marialina Castellone. Noi ci siamo conosciute quando io sono andata un paio d'anni fa a Firenze proprio a presentare la legge che istituiva il registro tumori e lei era il tassista che mi ha accolto quando sono arrivata in stazione. Da allora è partito questo che è un rapporto bellissimo di amicizia e di collaborazione su temi che per me sono importanti, che sono i temi oncologici, in particolare dell'assistenza ai bambini e alle famiglie che hanno bimbi con malattie oncologiche. A portare i suoi saluti ai piccoli eroi anche il sindaco Pirozzi. Le amministrazioni comunali devono essere vicine ai bambini, quindi lo abbiamo dimostrato con la rete di solidarietà, il sostegno della rete di solidarietà promossa insieme al comune dalle varie associazioni del territorio, tra cui anche il centro in cui stiamo adesso. Quindi l'amministrazione sarà al fianco dei minori con una serie di iniziative che saranno elargite nel corso del 2021, sperando che questa pandemia ci lasci e ci consenta di abbracciarci.